Ci sono uomini che arrivati ad un certo punto della relazione spariscono. Spariscono e nonostante la relazione sembrava andare bene, perché comunque c'era un buon feeling sessuale, problemi di natura affettiva, eppure lui a un certo punto sparisce, sparisce quasi terrorizzato. Ma quali sono i comportamenti delle donne che terrorizzano gli uomini e li mettono in fuga fondamentalmente? Ma sono il primo comportamento, diciamo, è un comportamento legato all'esigere, diciamo così, una relazione stabile, decisa dalla donna nei termini e nei modi. Quindi una donna che cerca di imporre, diciamo, il tipo di relazione. E quindi ad esempio dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, vediamoci 2 volte a settimana, la domenica viene a mangiare dai miei, per fare un esempio, o comunque tutta una serie di regole, di vincoli di questo genere, normalmente mettono in fuga l'uomo che vive una specie di terrore di perdere completamente la sua libertà e la sua autonomia. Poi ci sono, allora intanto bisogna dire che le motivazioni sono sempre logico-razionali, quelle che terrorizzano, mai le motivazioni emotive. A livello emotivo può non piacerti una persona, ma non ti spaventa, è il ragionamento riflessivo che spaventa successivamente. Un altro comportamento che diciamo mette in fuga l'uomo è quello di avere a che fare con una donna che dimostra eccessiva apertura sessuale. Paradossalmente la sessualità all'interno di un rapporto stabile deve essere regolata e adattata un po' alle esigenze del maschio, perché se una donna è eccessivamente, si dimostra di essere eccessivamente esuberante a livello sessuale, molto di più di quanto lo sia il suo compagno, purtroppo questo terrorizza perché un uomo viene un po' ferito nel suo orgoglio maschile e non sentendosi in grado di soddisfare sia qualitativamente ma anche quantitativamente le esigenze femminili, preferisce tirarsi indietro e cercarsi una donna più rassicurante che riesca a dominare e a controllare da quel punto di vista lì. Poi, diciamo, ci sono altre caratteristiche che tendono a spaventare un po' gli uomini, quella di dover prendere degli impegni. Quindi quando viene imposto un vincolo, un impegno che sia uno scadenziario: l'anno prossimo ci fidanziamo, tra 2 anni ci sposiamo, per dire tra 3 anni facciamo un bambino, ma questo per fare un esempio. Comunque gli impegni vissuti a lungo termine non sono tollerati, superano diciamo la soglia di tolleranza del maschio. È molto meglio dire le cose quando si vogliono comunque vivere, nel senso che se una donna desidera un figlio, deve dirgli oggi per l'anno prossimo, poi l'anno prossimo faremo un figlio, dopo che ci siamo sposati e dopo che ne so, prima abbiamo fatto un anno di fidanzamento. Perché tutte queste proiezioni sul futuro spaventano, quindi evitare per la donna di fare proiezioni sul futuro. Quindi nel momento in cui desideri, che ne so, un figlio, lo fai nel tempo presente. Se desideri che lui venga a vivere da te, nel momento presente, senza anticipargli, perché ogni anticipazione innesca dei meccanismi di difesa, per cui il maschio si sente pronto a difendersi. Se invece viene, tra virgolette, colto alla sprovvista, sarà facile che fa un passo, e una volta che si è fatto un passo, come diceva Tony Robbins, anche una maratona comincia col primo passo, per cui l'importante è che riesci a fargli fare il primo di passo, gli altri verranno da sé.
questo video è tutto, seguimi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!